cattolica festeggia la giornata degli alberi, la festeggiamo in una maniera splendida, la giornata è meravigliosa, c'è un sacco di gente, un sacco di bambini, un sacco di giovani che sono venuti qua e abbiamo piantato 200 alberi. Un conto è che queste cose le faccia il comune, un conto è che queste cose le proponga il comune e poi le faccia la gente, perché poi gli vuoi più bene alle cose che hai fatto. Un seme oggi, tutta l'amministrazione lo spera, di aver messo un seme, questa volontà di protezione dell'ambiente, di creare un qualcosa, delle città diverse, il polmone verde, ancora 200 gli alberi, a quei 400 che erano qua stavano morendo, abbiamo sistemato tutta l'irrigazione, abbiamo sistemato tutti i paletti e adesso da oggi questo qui può diventare veramente il Bosco di Cattolica. Bosco di Cattolica che ci darà l'aria ai nostri figli, ai figli dei nostri figli e potremo venire a passeggiare, a godercelo, a viverlo avendo una realtà diversa. Quindi davvero sono quasi emozionato, commosso a vedere tutta questa partecipazione dei bambini, una cosa bellissima. Un'altra cosa bellissima, che meraviglia fare il sindaco quando c'è una comunità così splendida che sta vicino, che ti ascolta e che dimostra che le cose erano solo sopite, erano lì sotto la terra ma che dovevano germogliare e crescere. Come crescerà questo bosco? Vediamo un albero? Come vado io con la cariola? Sei il sindaco di Cattolica, solo per questo ve lo dico. Aspetta che prima spiego tutto, prima prendete il terriccio. Buongiorno. Una bella cosa è riuscire a... I bambini si divertono, meglio di così. Oggi siamo a Cattolica, come in tutta la regione, anche a Cattolica stiamo piantando gli alberi. Va benissimo, sì, vai. No, ma hai ragione tu. Ciao Marco! Dite con me che il babbo gli ha sempre... Guarda chi è arrivato, bello buono! Non calpestate l'erba là. Allora, metti un po' di terriccio, un po' di questo. Poi... È ora di piantarla, piantiamoli! È dura? Abbastanza. C'è il palo. Ciao. Mauro, non ti ho visto le mani sporche. Ciao. Siamo qui a Cattolica e come in tutta la regione stiamo piantando gli alberi. Qui da noi ne piantiamo 200 in un parco che altrimenti rischiava di essere dato all'abbandono. Invece oggi ci siamo riuniti tutti quanti, tutta la cittadinanza si è data da fare per piantare 200 nuovi alberi. Questa iniziativa la stiamo portando avanti in tutta la regione. Per fortuna la regione Emilia Romagna ha stanziato dei fondi per poter portare avanti questa idea che già il Movimento 5 Stelle portava avanti da tempo. Anche l'anno scorso ad esempio a Reggio Emilia erano stati piantati altri 1000 alberi. La cosa bella è che appunto è un momento per stare insieme, un momento per condividere una bella cosa. Voi ci avete raccontato delle cose, ci avete dimostrato delle cose andando al Parlamento, andando là, cittadini comuni, mai fatto politica e noi ci abbiamo creduto. E adesso anche negli enti locali, eccoci qua a fare qualcosa con la gente. Guarda, mi viene la pelle d'oca adesso a parlartene, ma è una cosa meravigliosa perché questa cosa non l'ha fatta l'amministrazione, non l'ha fatta il Parlamento, non l'ha fatta il Senato, questa l'ha fatta la gente ed è lì l'importante. Quando le cose le fanno la gente significa che è qualcosa a cui vorranno bene, che terranno a conto anche per il futuro. Come gli alberi che hanno piantato. Esattamente. Due giorni fa era Reggio Emilia, ieri era Modena, questa mattina avevo un evento a Forlì e ora sono qui a Cattolica perché c'è il sindaco di Cattolica.
la cosa più bella è che tu, venendo cattolica, cercavi il sindaco, non hai trovato il sindaco, hai trovato la comunità. Sì, è vero. Che io quando sono arrivato per usare la vanga per piantare l'albero, c'erano già tutti i posti, già tutti vangati e occupati. È incredibile, ma come? Ma allora, se me lo dicevate prima, stavo a Bologna. No. Grazie Matteo.